Domenico, Domenico. Sono Calandrelli Salvatore. Non ci arrivo a nonno, sono corto. Con Mario, mio figlio, ha cominciato, mio figlio Domenico, e ha cominciato a fare il parrucchiere, che nemmanco voleva farlo, perché voleva fare il cuoco. E io e mio fratello l'abbiamo convinto con un tranello. Gli abbiamo fatto credere che guadagnava dandogli una mancetta, una settimanella. L'abbiamo convinto, ha visto i soldi, ha detto, dice no, no, papà, voglio fare il parrucchiere. È il nipote che mette sotto il nonno. Oggi fa i tagli totalmente a macchinetta. Ok, perciò qualsiasi persona si alza, dice oh, domani faccio il parrucchiere, te compri una macchinetta con gli spessori e fai il parrucchiere. Una volta non era così. Da mio padre per un anno non me l'ha comprata, cioè non me l'ha comprata proprio, cioè mi faceva sempre a forbici, io te devo fare una spazzoletta a te, forbici, prima ti impari a usare le forbici, poi dopo te compro la macchinetta, poi usa la macchinetta, capito? Tu ti devi addestrare su loro, mica sui clienti, sul nonno. Che a lui gli puoi tagliare tutto, orecchie, il naso, la lingua, che te frega, capito? Mio figlio è nuova generazione, lui c'ha un sacco di buoni propositi, però la nuova generazione è una generazione non abituata al sacrificio. Io sai quante volte prendo ragazzi già formati, no? E vedi che fanno 5-6 persone al giorno dentro al negozio, no? E vedi che vanno in difficoltà, perché i ragazzi che magari sono cresciuti con me ne fanno 40, ne fanno 35. Qualsiasi cosa io posso insegnare a mio figlio, non è quello il problema oggi. Io la mia paura, la paura che ho più grande, è che mio figlio, cresciuto nel benessere, non ha la stessa fame che ho avuto io. Facevo il ragazzino di bottega a un parrucchiere che lavoravano a casa. E erano 5 fratelli quelli che facevano i parrucchieri e mi facevano fare le pulizie, però passando del tempo per impararmi a fare la barba mi facevano fare la barba a un pallone, i palloni quelli che si gonfiano, li insaponavo e mi facevano passare il rasoio, quello a lama quella d'acciaio, per vedere se io riuscivo a, quando ogni tanto lo scoppiavo, il sapone tutto in faccia. Quando tu c'hai comunque qualcuno che ha fatto tanto prima di te rimani sempre quello, oh, quello è il figlio di, oh, è il cugino, è il nipote, te manna quello perché quello lì è il figlio, no? Cioè il bello è proprio questo, quando poi tu riesci a ribaltare sta cosa, a cercare di fare qualcosa di più bello di quello che hanno fatto loro. E egiziano uguale, è entrato qua, ma che faceva, 2 persone al giorno egiziano? Oggi tu devi vedere egiziano. È lui che si mette vicino a Ardo, dice, oh, ma te perché fai 40 persone e io ne faccio 5? Uno che ha un negozio di parrucchiere e vuole stare sempre al top, non potrà mai dire sta frase, mo sono arrivato. Perché tu al cliente gli dà sempre qualcosa di più degli altri.